L'estate è un nuovo inizio in colorata armonia e il titolo di questa manifestazione è giunta alla quinta edizione. Accanto a me Ciccio Foggia, il consigliere Foggia, uno degli autori appunto di questa manifestazione, anche quest'anno da Muce Augusto, sempre più grande, sempre di più le attrazioni. Sì, innanzitutto devo ringraziare tutta l'attività commerciale che ogni anno, diciamo, si prodigano nell'interesse di realizzare questo evento, e sono ormai da 5 anni che c'è, che una promo, diciamo, questa manifestazione si è promossa sempre dalla gelateria Muce Augusto, che delizia tutti i presenti con un gelato a titolo gratuito. E poi c'è il panificio Bono che anche lui dona della pizza, e in più abbiamo quest'anno Frenesia che ci ha permesso di regalare una giornata a questi bambini attraverso questi gonfiabili, una giornata di sano divertimento. Devo ringraziare Tiziana Barbera per quanto riguarda la sezione delle farfalle, e sia anche il circolo schermistico di Giuseppe Pugliese di Mazzà del Vallo, che sicuramente stanno avendo delle attività ludico-ricreative, tra l'altro anche sportive, dove coinvolgono tutti i presenti, coinvolgono sia i disabili ma non solo. Ringrazio tutte le associazioni intervenute. Ogni anno il nostro obiettivo è quello di migliorare questa manifestazione dedicata al sociale. Il sociale prima di tutto, questo è quello che noi vogliamo. Dobbiamo essere presenti non solo per la nostra città ma anche per i figli della nostra città. Mazzara del Vallo è una città che merita tanto e che ha tante potenzialità, e anche attraverso il sociale cerchiamo di promuovere la nostra città e di rendere partecipe tutta la nostra collettività. Ringrazio tutti voi che ogni anno comunque testimoniate attraverso delle immagini televisive quello che accade. Basta poco per rendere felici 7 bambini, si vede dai sorrisi, si, dico basta poco perché c'è l'impegno di tutti, c'è l'impegno dell'amministrazione comunale, e ringrazio l'amministrazione comunale e gli assessori qui presenti, c'è l'impegno delle attività commerciali. Senza di loro questa amministrazione non avrebbe alcun senso, perché non ci sarebbe stata mai l'opportunità di realizzarla. Sono grandi imprese di Mazzà del Vallo, o piccole imprese come si suol dire, ma li reputo grandi perché si mettono disponibili per il sociale, e sono da esempio per tante altre aziende di Mazzà del Vallo, e spero che li possano spronare a realizzare tutto ciò. Noi, il nostro obiettivo è quello sicuramente di regalare questa giornata dei sorrisi in colorata armonia. Questa è la quinta edizione e sicuramente lavoreremo anche per la terza edizione, sempre grazie a queste attività commerciali che veramente stanno dando il cuore e stanno dando l'anima per rendere partecipi gli attori principali, che sono sempre i figli della nostra città. Un altro pomeriggio interessante anche quest'anno con i bambini qui da Muce Augusto. La strada è chiusa, i bambini si stanno divertendo come ogni anno. Come continua? Come se l'aspetta la giornata di oggi? Allora, sicuramente sì, positiva, anche perché anche quest'anno, come diceva, si ripete di nuovo questa bellissima giornata all'insegna del sano divertimento. Coinvolgere tutte, diciamo, anche parte delle scuole dell'infanzia di Mazzara insieme ad altri bambini, diciamo che è una giornata di divertimento e di condivisione. Soprattutto questo perché dà un esempio di vita a livello sociale che sia molto costruttivo e di sani principi. Oggi vediamo bambini di ogni etnia, vediamo mazzaresi, vediamo tunisini, ma non solo, anche slavi, ci sono tutti, soltanto bambini li possiamo chiamare senza andare a distinguere. È proprio questo l'intento della giornata? Sì, questa è una bella manifestazione di come sia possibile e realizzabile l'integrazione. Però io non mi riferisco solo all'integrazione delle varie etnie presenti qui a Mazzara, io mi riferisco anche alla diversità tra abili, quelle che noi chiamiamo abili, ci riteniamo abili, e i disabili, perché anche per loro è un momento di socializzazione, è un momento di divertimento, di svago, e per loro che sono destinate a stare chiuse e relegate nelle quattro mura, poter godere di questo spettacolo meraviglioso della natura, poter godere di questa allegria, di questa gioia, di trovarsi in mezzo agli altri come persone normali, perché queste cose si godono alla stessa maniera, forse loro più di noi, e ci danno le belle lezioni di vita, perché vedere la gioia nei loro occhi per noi è una bella testimonianza.
quindi mi auguro che queste manifestazioni si possano ripetere, e noi come amministrazione faremo di tutto perché la realizzazione di queste pomeriggie, di queste occasioni, si possa essere frequente. In questo bellissimo pomeriggio qui a Mazara del Vallo, presente tra gli sponsor anche Frenesia, come mai la scelta di partecipare oggi a questo bellissimo pomeriggio con i bambini? Buonasera, noi come sapete organizziamo eventi, quindi non potevamo non sposare il progetto del consigliere Foggia e abbiamo portato un po' di animazione con gonfiabili, zucchero filato, e cerchiamo di portare allegria a tutti i bambini. L'anno prossimo parteciperete di nuovo? Senz'altro, se abbiamo la possibilità di partecipare accetteremo già da quest'anno. Grande protagonista ovviamente, come ogni anno, anche la gelateria Mucho Gusto, quest'anno un'altra giornata bellissima, interessante per i bambini, tantissima gente. Sì, buonasera, siamo lieti di essere giunti alla quinta edizione, Mucho Gusto sempre per il sociale. Volevo precisare che è una giornata esclusiva per il sociale, né a scopo di lucro e né a scopo politico. Mucho Gusto in questa giornata offre il gelato ai bambini, un gelato senza grassi idrogenati, senza coloranti artificiali e né olio di palma, solo al naturale, per riservare la salute dei bambini. Ringrazio tutta l'associazione qui presente, sono veramente emozionato a vedere tutti questi bambini e spero di continuare ancora per tanti anni. Tra le associazioni presenti anche l'associazione Le Farfalle, tantissime queste farfalline oggi, tantissime bellissime bambine e bambini. Come nasce appunto l'idea di partecipare a questo bellissimo pomeriggio e come stanno reagendo le ragazze? Allora, nasce da appunto che gli organizzatori ci hanno invitati a questo evento. Ringrazio appunto di averci dato la possibilità sia a me come associazione e alle bambine di partecipare a questo evento meraviglioso, che è ricco di gioia e di grandi sorprese per i bambini. Ringrazio gli amministratori, nella fattispecie dell'assessore delle Spagnole e di Ciccio Foggia, che ci hanno dato anche l'opportunità di essere qui oggi. Queste bambine parteciperanno dal 2 al 5 giugno al campionato italiano che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro. Siamo in fase di partenza e che insomma è un grande in bocca al lupo, e questa esperienza, diciamo, di questo evento le faremo esibire più tardi per dare la possibilità appunto di mettersi in gioco davanti a tanto pubblico mazzarese. E accanto a me c'è anche l'altra insegnante e un'altra collaboratrice dell'associazione, che sono Uriana Barbera, Maria Cristina Monaco, e ne manca un'altra che è Giulia Mirabile. E vi ringraziamo tantissimo di averci invitato, grazie ancora. Anche il circolo schermistico mazzarese presente qui da Mucho Gusto, con tutti questi bambini che si stanno divertendo anche a vedere le esibizioni dei ragazzi, come nasce l'idea di partecipare? L'idea nasce da un invito da parte dell'amministrazione comunale nella persona del consigliere Foggia. E noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché, diciamo, è un'iniziativa per il sociale, per i bambini, e quindi siamo sempre pronti a queste cose. I ragazzi come hanno reagito sapendo di venire qua a esibirsi? Tutti contenti, anche perché per loro è un palco per farsi vedere. La scherma comunque è anche uno sport che aiuta anche i ragazzi nella crescita. Assolutamente sì, assolutamente sì. La scherma è uno sport che, oltre a formare diciamo fisicamente come tutti tanti altri sport, è uno sport che forma tanto il carattere. Io la pratico ormai da quasi più di 30 anni e ho questa passione proprio di insegnare ai bambini, e sono contento di fare il maestro e contento di portare avanti questa iniziativa a Mazara del Vallo.